Bentrovati con questa anteprima di 91esimo minuto, tanti gli argomenti, tante le partite che tratteremo, come tante sono le immagini che vedrete dai diversi campi. Siamo stati infatti da diverse parti a seguire i match sia di eccellenza che di promozione, come nostro consueto, poi le nostre collaborazioni insieme al Tolfa, insieme a Sporting Oro e poi Tele Santa Marinella. Vedrete diverse immagini, risultati. Alcuni a sorpresa, alcuni meno, e ne parleremo subito dopo. Mentre di là non c'è né Alessandro Ferri e non c'è neanche Matteo Corona, ma c'è il nostro Simone Dell'Uomo. Ciao Simone, mi senti? Ciao Luca, sì, ti sento, forte e chiaro. Allora, Simone, voi venerdì non c'ero, avete fatto senza di me, aspettando il weekend anche insieme a Mister Ercolani. Qui abbiamo dei pronostici che avete fatto. Da quello che vedo, praticamente avete sbagliato quasi tutti i pronostici. Cosa è successo, Simone? Cosa è successo, Luca? Che spesso il gioco delle scommesse è un gioco su cui non si vince praticamente, Poi quindi. soprattutto perché noi in realtà non facciamo scommesse, ma solo pronostici, perché non c'è nulla da vincere. Certo, Però andando a vedere un pronostici. attimo insieme al nostro Aldo Schifano, che dovrebbe esserci in regia, vediamo se riusciamo a vederlo, il nostro Aldo in regia che manovra la nostra camera all'interno. Ci sei, Aldo? Vediamo se c'è, tra poco. Eccolo, sia Aldo che Riccardo De Ciao, ciao Paola. Luca, ciao Luca. Allora, Aldo, quindi andiamo a vedere insieme questi pronostici un po' che hanno fatto Alessandro Ferri insieme a Mister Ercolani. Mi meraviglio di Mister Ercolani, che solitamente sui pronostici li prende tantissimo, perché in questa tabella Excel che ha praticamente fatto il nostro Alessandro Ferri, il Civitavecchia che andava a vincere contro il Cregas, nessuno lo aveva pronosticato, questo va detto. Mentre tutti avevano pronosticato la Dispoli che vinceva e nessuno aveva pronosticato la sconfitta del Tolfa per quanto riguarda l'eccellenza, perché non tutti lo sanno, magari informiamo i nostri telespettatori che il venerdì in prima serata facciamo il nostro Aspettando il Weekend e nella nostra programmazione facciamo anche questi pronostici sui match di eccellenza e poi di promozione, lì è andata meglio, va detto, e poi anche per quanto riguarda la Serie A. Però è arrivato il momento di 91esimo minuto. Allora la sigla e poi si parte in studio con 91esimo minuto. E partiamo col nostro 91esimo minuto. Allora, prima di tutto partiamo con i nostri ospiti. Torna al 91esimo minuto Gabriele Tossio. Ciao Gabriele. Ciao Luca, buonasera a tutti. E poi naturalmente c'è Fabrizio Ercolani. Ciao Fabrizio. Ciao Luca, buonasera. Poi ci spiegherai Fabrizio cosa è successo su questa storia dei pronostici. Va bene, dopo sveleremo il mistero. Va bene. Andiamo nello studio 2 dove dovrebbe essere già pronto, collegato. Eccolo qui, Giampiero Baldi. Ciao Giampiero. Ciao Luca, buonasera a tutti. Ti sentiamo un po' piano, ma dopo sicuramente verrà alzato il volume di Giampiero Baldi, giornalista della provincia, e accanto a Giampiero Baldi il portiere della compagnia portuale Luca Nunziata. Ciao Luca. Buonasera Luca. E quindi allora partiamo, come ho detto, partiamo dall'eccellenza, da questa vittoria del Civitavecchia su uno dei campi più difficili di tutto il campionato d'eccellenza, il Cregas. Torlonia di Palombara va in scena la 21esima giornata del campionato di eccellenza tra Cregas e Civitavecchia. La squadra di Mister Staffa, reduce da due vittorie consecutive casalinghe, vuole iniziare a far bene in trasferta, cercando di guadagnare punti su un campo insidioso. I nerazzurri iniziano il match con un atteggiamento propositivo, la prima occasione, è al settimo con Capitan Alfonsi su calcio di punizione. Il suo tiro però non riesce a battere Zazzaro. Poco dopo, Luciani effettua un passaggio delizioso per Gimmelli. Quest'ultimo prova a colpire in scivolata, ma il portiere del Cregas devia in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, Marcini
salta in area mandando il pallone nella sua porta. Gli ospiti ottengono così il vantaggio grazie a un autogol. Al dodicesimo però il Crecas ottiene il pari. Capitan Calabresi si trova nel posto giusto al momento giusto, riuscendo a colpire indisturbato davanti porta, battendo così Nencione. Il Civitavecchia però rimane con i nervi saldi, giocando con molto ordine. Al 20° ci prova Cerroni, la conclusione è però debole. 6 minuti più tardi Alfonsi si rende pericoloso ancora su calcio di punizione, Zazzano salva però la sua squadra. Successivamente Laurato, uno dei più attivi dell'incontro dopo una serie di numeri, mette dentro un cross interessante per Randisi. Il terzino però sciupa l'occasione mandando il pallone alto. Al 33° Alfonsi si incarica dell'ennesimo calcio di punizione. Il numero 10 calcia molto bene, il pallone colpisce prima il palo e successivamente finisce in porta. Gli ospiti siglano così la rete del 2-1. Pagine vanno negli spogliatoi dopo un primo tempo intenso, giocato a buoni ritmi. Al 3° minuto della ripresa Gatta viene lasciato solo in area di rigore, il numero 7 del Creca scolpisce il pallone dopo un calcio d'angolo, non trovando però la rete. All'11° ci prova Gallaccio che si muove molto tra le linee ma è ben marcato dalla difesa nerazzurra, la conclusione dell'attaccante però finisce fuori. Il Crecas cerca di proporsi con più insistenza dalle parti di Nencione e dal 15° Pascu, dopo una buona azione personale, mette un interessante pallone in area. Il portiere del Civitavecchia è attento e compie una bella uscita. Poco dopo, ancora Pascu ad andarsene sulla fascia mettendo dentro un pallone per Gatta, che però spedisce fuori. Il Crecas attacca con più insistenza e Mister Staffa, per cercare di non farsi schiacciare troppo nella propria metà campo, inserisce Mbaye e Iacomelli per consolidare il reparto difensivo. Proprio Iacomelli al 34° ha un'occasione d'oro, il difensore però dopo un bel cross non riesce ad inquadrare la porta. Uno degli ultimi brividi dell'incontro è la giocata di Laurato, il numero 11, dopo il falsaggio di Filangeri, si addentra in area, colpendo però l'esterno della rete. Il Civitavecchia torna a vincere in trasferta giocando in modo intelligente ed ordinato contro una delle squadre che navigano nelle zone alte della classifica. Sono molto soddisfatto della prova offerta dai miei ragazzi. Stiamo diventando una squadra, dobbiamo e possiamo giocarcela con tutti. Sono convinto che possiamo fare ancora meglio. Queste le dichiarazioni di Mister Staffa. E questo è il servizio di Matteo Corona, doppiato dalla nostra Cristina Gazzellini. Poi, per quanto riguarda sempre l'eccellenza, invece c'è stata la partita che ha visto impegnata la Monterosi, allora grazie alla collaborazione con lo Sporting Oro andiamo a vedere appunto questa gara che ha visto questa forte formazione andare a sfidare una formazione alla portata, ma andiamo tutto a vedere in questo servizio. Forte di 9 vittorie nelle ultime 10 uscite, di una difesa praticamente imperforabile e di un attacco capace di trovare la via del gol con invidiabile frequenza, la nuova Monterosi si presenta a Fonte Nuova con l'obiettivo di mantenere quantomeno inalterato il vantaggio sulle dirette inseguitrici. Del resto, il confronto con il fanalino di coda del torneo rappresenta una possibilità più che sfiziosa per alimentare la striscia positiva, visto che i nomentani sono a secco di vittorie da 3 mesi e Scorsini è anche privo dell'attacco titolare. Chi pensa ad un dominio dei viterbesi fin dalle prime battute ha però fatto i conti senza l'oste, perché la prima palla gol è dei padroni di casa, ma la squadra di D'Antoni si salva sul colpo di testa di Tersigni. Scampato il pericolo, gli ospiti prendono possesso quasi stabilmente della metà campo avversaria e cominciano ad accumulare tentativi a vuoto. Il primo è di Pippi, che spedisce sul fondo il cross di Andreoli. Poi tocca a Fanasca sbagliare la mira sulla sponda del brasiliano. Al 12° c'è anche tempo per le prime proteste del match. Giurato sfonda da sinistra e viene a contatto con Brisciana. Gandolfo di Bra lascia proseguire. Con il carnevale alle porte, Gamboni prova a vestire i panni di Bettega, ma il suo colpo di tacco coglie la base del palo.
Al 25esimo lo stesso numero 7 si veste da assist man e mette al centro per Pippi, ma la mira è nuovamente imprecisa. I nomentani tengono, ma quando possono fanno anche la voce grossa in avanti. Al 28esimo una dormita della difesa viterbese concede a Volpe la palla dell'1-0, ma il sinistro è disinnescato da Casciotti. Lo stesso porterino ospite è attento 10 minuti più tardi sul bel colpo di testa di Ciaciò. Si va così negli spogliatoi con tanti dubbi e ben poche certezze su come andrà a finire. Al ritorno in campo però Trippa prende per mano i suoi. Al quinto prova senza fortuna da fuori e dall'ottavo mette lo zampino sulla svolta della partita. Prima del suo calcio piazzato, Berardi e Fanasca cominciano a strattonarsi. Il primo avvertimento del direttore di gara non va a buon fine e così, sul secondo contatto, la giacchetta nera mostra il giallo ad entrambi. Il problema è che per il centrocampista nomentano è il secondo, Fontenuova in 10. La punizione di Trippa finalmente battuta e deviata in corner da Cerreti, ma sul corner lo stesso numero 8 sovrasta Italiano e spezza l'equilibrio. Il Fontenuova va in affanno e dopo 90 secondi va nuovamente al tappeto. Pippi triangola con Fanasca e poi, aiutato da un liscio di Ciaciò, supera con un preciso lob di testa l'estremo di casa. I padroni di casa hanno un sussulto pochi istanti dopo, quando Casciotti regala a Viciani una ghiotta opportunità, però è solo un fuoco di paglia. Trascorrono infatti 3 minuti ed arriva il terzo squillo ospite, grazie a Giurato, lesto a ribadire in rete una corta respinta di Cerreti. Con la partita ormai in ghiaccio, la nuova Monterosi pensa alla platea. Al 24esimo Pippi dimostra di avere un destro morbidissimo e si regala la doppietta in questo modo. Poi l'obiettivo diventa far incrementare il bottino stagionale di Fanasca, ma per il 10 la porta è davvero stregata. Minuto 35, l'Orlando Furioso uncina una palla vagante, a 25 metri dalla porta ed inventa una prodezza a cui non servono commenti ulteriori. L'ultima emozione la regala Viciani, ma il 9 è murato con bravura da Casciotti. Finisce 5-0 per la nuova Monterosi, esattamente come 4 mesi fa al Martoni. La domanda a questo punto resta sempre la stessa. Chi può pensare davvero di fermare la marcia della squadra di D'Antoni? Eh già, insomma, questa capolista continua a impressionare anche su un campo, l'abbiamo detto, un po' alla portata sicuramente, ma ha fatto vedere di essere veramente una formazione formidabile. Andiamo a parlare adesso della Dispoli, che veniva da settimane sicuramente difficili, pochi punti presi, tante sconfitte, alcuni pareggi. Era chiamato ad una partita importante in casa. Andiamo a vedere com'è andata in queste immagini. Appena partiranno, vedremo infatti questa affermazione rotonda 4-0 della Dispoli appunto contro l'Atletico Vescovio. Atletico Vescovio, mister Ercolani, che diciamo è una formazione che più volte ha messo in difficoltà anche squadre più blasonate. Con la Dispoli invece, in questo caso la Dispoli ha scaricato la rabbia di diverse settimane in questa gara. Sì, l'Atletico Vescovio è soprattutto sul terreno amico, che è una squadra temibile, in quanto c'è un pubblico molto caloroso che lo trascina spesso e volentieri a risultati anche non pronosticabili. Sul campo della Dispoli è uscita fuori la qualità. Toscano ha trascinato la squadra tirrenica alla vittoria con un poker che non è stato mai in discussione. La Dispoli veniva da risultati negativi e questa vittoria serviva come il pane, anche perché sennò si apriva una crisi molto profonda. Così il secondo posto resta alla portata e c'è un obiettivo per il finale di stagione. E stiamo continuando a vedere le immagini della Dispoli. Sì, la Dispoli che appunto secondo posto diventa più alla portata, anche perché lo Sporting Città di Fiumicino è solamente a 3 punti dalla formazione di Solimina, ormai squalificato da tempo immemore, ormai 4 giornate aveva preso, 4 giornate. No? Quindi tra poco rientrerà in panchina. Certo, la Dispoli nelle ultime gare ha perso tanto terreno, soprattutto nei confronti della nuova Monterosi, che invece non ha mai sbagliato. 49 punti su 21 partite giocate, e poi i numeri sono impressionanti, col fatti della nuova Monterosi ben 43, quelli subiti solamente 14, con una diciamo costanza che solamente all'inizio del campionato ha visto delle difficoltà, poi hanno saputo prendere davvero il largo. Qui continuiamo a vedere le prodezze dei giocatori della Dispoli. La Dispoli, Gabriele, è uscito ridimensionato dopo le ultime partite?
Sì, senza dubbio, perché comunque una squadra come la loro ci si aspettava molto di più. Ieri era una partita determinante, l'hanno vinta, però era abbastanza pronosticabile l'uno in casa con l'Atletico Vescovio. Hanno steccato le partite precedenti, è vero che il campionato è ancora lungo, però io credo che loro difficilmente potranno recuperare sul primo posto, molto più facile la corsa sul secondo. Sul secondo. Andiamo invece a vedere un'altra formazione che milita nelle parti alte della classifica, che è quella del Tolfa. Questo 2016, un po' per sfortuna, alcune volte decisioni arbitrali, diciamo, non hanno visto il Tolfa sorridere, e in questo caso c'è stata la sconfitta subita per 1-0 dal Tolfa contro il Monterotondo. Fabrizio, tu eri al campo, raccontaci un po' com'è andata questa partita. Sì, è stata una partita che Tolfa non meritava assolutamente di perdere, ha trovato di fronte una squadra molto fisica che l'ha messa in difficoltà sotto quel punto di vista, però le occasioni migliori le ha avute il Tolfa, l'ha avuta una subito clamorosa con Bentivoglio dopo appena 3 minuti, ma poi ha sofferto, ma in ripartenza come al solito suo è sempre stata devastante, ha avuto un'altra occasione con Montironi e con Bentivoglio, e il Monterotondo è rimasto in 10 proprio in quel momento in cui il Tolfa stava cercando di fare la partita. È successo un episodio, una punizione a centrocampo, battuta rapidamente tra Testa e De Santis, palla intercettata, ripartenza rapida, il numero 8 loro ha trovato un grandissimo gol. Poi nel finale c'è stata la reazione, ma molto confusa. Comunque ho visto una squadra viva, una squadra che ha giocato, una squadra che sicuramente che manca solamente il risultato, perché comunque ha fatto la partita e gli mancano veramente pochi punti per raggiungere l'obiettivo stagionale. In effetti aveva detto proprio Mister Bentivoglio qualche settimana fa, aveva detto questo girone di ritorno sarà difficile fare punti, vedrete che non lo dico solamente per scaramanzia, e in effetti Tolfa sta avendo delle difficoltà, il girone d'andata probabilmente sopra le aspettative, girone di ritorno diciamo mancano alcuni punti, però soprattutto per alcune decisioni arbitrali, ricordiamo in casa soprattutto ci sono stati dei mancati rigori che hanno fatto parlare. Sì, poi anche domenica scorsa a Fregene si sono molto lamentati dell'arbitro. Il Tolfa sta pagando anche le assenze, soprattutto dal punto di vista degli under. Ieri credo che ha giocato la prima partita Silla da titolare, e mancava Montironi, che è un pezzo da 90 per la formazione collinare, per cui deve solo avere fiducia, ritrovare un po' di serenità e continuare lo splendido campionato che sta facendo. Ha avuto una programmazione eccellente e continuerà, secondo me, a vederla fino al fine campionato. Tanto vedo dalla regia che iniziano ad arrivare nuovi ospiti, vedo anche Marta che è appena arrivata. Ciao Marta. Ciao Luca. Mi raccomando, se Riccardo ti importuna, avvisaci. Assolutamente sì. Perfetto. Allora andiamo adesso a sentire le interviste. L'intervista del tecnico del Civitecchi a Gianluigi Staffa. Andiamo a sentire che cosa ha detto al termine della partita vinta sul campo del Crega Spalombara. Ritorno alla vittoria in trasferta contro una grande squadra, è il caso di dire ci voleva. Abbiamo lavorato per arrivare a questa situazione, cioè cominciare a fare punti anche fuori casa. In casa eravamo riusciti a trovare i giusti equilibri per vincere le partite, adesso avevamo detto che il passo in più era cercare di fare punti anche fuori casa, e quale migliore occasione di farla con una delle squadre più forti del campionato, perché onestamente questa è un'ottima squadra. Qual è l'aspetto che di cui eri rimasto particolarmente soddisfatto in questa sfida? Penso che non abbiamo mollato un centimetro in qualsiasi momento della partita, dal primo al 90° minuto non c'è stato un giocatore che ha fatto un mezzo centimetro indietro durante la partita. Siamo stati sempre concentrati, determinati a fare quello che serviva per vincere. Ecco, prima di questa sfida aveva detto che servivano ordine e intelligenza, mi sembra appunto che i suoi ragazzi hanno rispettato le vostre indicazioni. Pensa che noi credo che siamo anche in grado di fare qualche cosa di più, però con una squadra forte come la Cregas che punta a vincere il campionato credo che ci possiamo anche accontentare se c'è stata qualche sbavatura, insomma non è che siamo in Serie A, mi sembra che la Roma ha fatto peggio di noi sotto quel punto di vista, però i 3 punti valgono quelli della Roma come i nostri. Ecco, la sua domanda preferita, la prossima partita come la affronterete? La prossima partita, quindi se fai, rimetti, prendi le vecchie interviste, è sempre la stessa, noi giochiamo sempre per vincere, quindi in questo momento non ricordo neanche con chi giochiamo domenica prossima, non ha importanza, se è la prima o l'ultima, l'atteggiamento nostro è sempre quello di fare una partita poi per la vittoria, se poi può essere anche 90 minuti dentro l'area nostra, ma è sempre impostata per vincere la partita.
Ormai giochiamo tutte le partite per vincere, Gabriele, un Civitavecchia completamente rinnovato nello spirito, probabilmente questi punti che sono arrivati hanno fatto cambiare un po' l'umore a tutto quanto l'ambiente, soprattutto Staffa è deciso ogni gara a fare meglio. Quanto c'è di merito di Staffa, quanto nei giocatori? Anzitutto è una squadra di qualità, il Civitavecchia, questo è fondamentale per ottenere i risultati. Il merito dell'allenatore è parecchio perché lavora con serenità ad ogni seduta di allenamento, cerca di inculcare la mentalità giusta a dei giocatori che comunque hanno molta esperienza, ma anche giocatori molto giovani. Questo mix sta producendo dei risultati e soprattutto una squadra, la nostra, molto pragmatica e camaleontica, che cambia pelle a seconda delle situazioni che gli si pongono davanti. La vittoria di ieri lo testimonia in maniera inequivocabile, perché vincere su un campo così difficile penso che sia un po' veramente qualcosa di eccezionale per una squadra come la nostra, che soltanto un mese e mezzo fa era in piena difficoltà anche a livello di classifica, ma a livello anche tecnico. E quindi io credo che questa squadra nell'ultimo mese e mezzo abbia fatto dei progressi enormi e ieri è stata soltanto la ciliegina sulla torta. Ecco Gabriele, sul campo grandi vittorie, a livello societario è arrivata una nuova penalizzazione dopo quella delle scorse anni per un pagamento mancato a un preparatore atletico di diversi anni fa. Probabilmente, com'è successo? Dei pagamenti che sono stati persi di vista, non c'erano dei fondi? Beh, il passato ogni tanto torna, bussa in maniera anche scomposta, diciamo così. Però noi guardiamo al futuro, perché purtroppo nel passato ne sono successe troppe, certe situazioni erano anche imprevedibili e imponderabili. Adesso noi siamo proiettati sul presente, che è un presente roseo, e su un futuro che speriamo di costruire ancora meglio rispetto a questo presente. C'è l'entusiasmo dei tifosi e questa è una cosa importante che sentiamo tutti quanti all'interno dell'ambiente del Civitavecchia Calcio, e guardiamo già alla prossima partita sperando di portare tanta gente allo stadio e di ottenere la quarta vittoria consecutiva. Ecco, proprio per quanto riguarda i tifosi, vedo in regia Damiano Impiccichè che ha lasciato un attimo la sala montaggi. Damiano, tu hai ripreso le immagini che abbiamo visto, sono le tue, hai seguito il Civitavecchia in trasferta, c'erano tifosi del Civitavecchia, quanti erano? Comunque, diciamo, viene seguito a questo punto del campionato anche in trasferte abbastanza lunghe come quelle contro il Cregas? Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Allora, ieri è stato strano perché c'erano dei ragazzi molto giovani, presumo facevano parte della Juniors, non so, del Civitavecchia, ed è stato bello perché erano, credo, una ventina, messi da una parte, molto tranquilli, molto gioiosi, non ci sono stati problemi in tribuna, anche i tifosi di casa sono stati molto tranquilli, un'atmosfera molto bella. E allora noi andiamo a sentire invece, per quanto riguarda la parte avversaria, quella del Cregas, il tecnico che è stato intervistato dal nostro Matteo Corona. Allora mister, che cosa secondo lei è mancato oggi? L'approccio sbagliato alla partita sicuramente, come un primo tempo da dimenticare, e quello ha condizionato tutta la prestazione. Dobbiamo rimetterci a lavorare, è evidente che c'è stato un po' di presunzione, ma da parte di tutti, perché il primo responsabile magari sono io, Quindi, però penso che non sia nulla di... logicamente era meglio vincere la partita, però insomma ne mancano tante e questa squadra ha già dimostrato di sapersi rialzare, quindi diciamo che oggi, da martedì, lavoreremo sui nostri errori e andiamo avanti. Ecco, quindi su quale aspetto sarà maggiormente importante lavorare secondo lei per cercare comunque di rialzarsi dopo questa sconfitta, poi rialzarsi fino a un certo punto, perché comunque state conducendo un bel campionato? Beh, sotto maggiore concentrazione magari durante la settimana, e questi calciatori sono professionisti, quindi professionisti veri. Evidentemente abbiamo sbagliato, si parla di approccio, perché non posso parlare né di preparazione atletica e né di abilità in mezzo al campo. Abbiamo avuto le nostre occasioni, è logico che poi alla fine, più vai avanti in un campionato d'eccellenza, il Civitavecchia è una grossa squadra, molto quadrata, si è messa dietro e noi abbiamo avuto dei problemi, abbiamo avuto anche le nostre occasioni per pareggiare. Dobbiamo ragionare un attimo e quindi diciamo che il ragionamento da fare è quello di
toccare il profilo mentale, un atteggiamento diverso, ma come abbiamo sempre avuto. Io per adesso vedremo in futuro, però per adesso lo vedo come una squadra che ha inciampato, c'è stata la sorpresa, siamo stati noi la sorpresa in negativo. Ecco, ora testa la prossima partita, secondo lei quale insidie nasconde e appunto con quale atteggiamento bisogna ripartire? Beh, la Boreale è una squadra importante, ma noi abbiamo affrontato sempre le partite come finali, anche oggi, solo che tante volte, sai, il metro di giudizio non si può avere, perché bisogna vedere le cause per cui si è iniziato in modo soft e loro invece avevano iniziato già sprombattuto. Non ho problemi se loro mentalmente hanno sempre approcciato la partita, tutte le partite, nella stessa maniera. Oggi magari finiva 1-1 il primo tempo, potevamo parlare di un primo tempo sbagliato e poi magari passava in vantaggio. 2-1 si è compromessa perché si sono impostati dietro, noi più mettevamo, cioè la logica poteva essere quella, non escono dall'area, alla fine ha finito anche Calabretti, abbiamo finito a 2 dietro. Diciamo che in questo momento voglio ragionare sulle soluzioni più che sulle cause, insomma sulle giustificazioni. È andata così e basta, la prendiamo come una parentesi sbagliata. Ecco, al di là comunque della sconfitta, c'è da sottolineare comunque una buona prova di Passiatore, che ha giocato molto bene sulla fascia. Ma assolutamente, ma sotto il profilo dell'impegno tutte le squadre si impegnano e quindi è giusto, Passiatore ha fatto delle cose egregie. Ma tutti hanno corso, lo stesso Pasco ha dato quell'accelerazione giusta. Diciamo che abbiamo giocato poco da squadra, ecco, questo è, perché poi se si gioca da squadra tutti hanno il loro, perché tutti singolarmente hanno dato tutto, però magari quando corri, corri anche male, anche se giochi bene, corri male e fai delle cose sbagliate. Hanno dato tutto, però è arrivata questa sconfitta per il Cregas. Ma andiamo a vedere il tabellino e la classifica per quanto riguarda il campionato di eccellenza, con, eccolo qui, con le vittorie roboanti della Nuova Monterosi e il 4-0 della Dispoli, poi l'Almas è andata a prendersi una vittoria contro il Monteviascone, Almas che affronterà il Civitavecchia nella prossima gara. Poi a Torfa l'abbiamo visto, abbiamo parlato con mister Ercolani, e poi l'Acqua Pendente che ha vinto 3-2. In classifica, andiamo a vedere la classifica, l'Acqua Pendente aggancia il Torfa, il Cregas rimane fermo, bloccato appunto da Civitavecchia, e la Dispoli che supera il Cregas con lo Sporting Città di Fiumicino che rimane a 41 e la Nuova Monterosi a 49. Nelle parti basse della classifica, Atletico Vescovio che rimane a 27, ha solo più 4 dal Monteviascone a 23, e poi il Monterotondo che ottiene questi 3 punti fondamentali contro il Tolfa, Pregene a 20 e chiude il Montecelio a 19. Invece per quanto riguarda il Dispoli, siamo andati a intervistare, abbiamo l'intervista del tecnico in seconda della Dispoli, andiamo a sentire come ha commentato questa vittoria della formazione tirrenica. È stata dura, diciamo, siamo arrivati in questa situazione che era per noi, insomma, importantissima. Ci serviva solo sbloccare il risultato per poi sbloccare anche la squadra, perché ultimamente dopo 3 prestazioni buone non avevamo preso quello che meritavamo, poi qualche disattenzione, è salita un po' di paura. In questi momenti, quando le cose poi non vanno bene, vedi tutto nero. Oggi i ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione, si è visto subito l'approccio in campo. Siamo stati aiutati dal fatto che abbiamo subito sbloccato la partita con Toscano e poi abbiamo raddoppiato, triplicato. Insomma, i ragazzi oggi hanno dimostrato veramente quanto tengono a questa squadra, a questi colori e a questa società. È stata appunto su 6-7 anni un po' difficile, perché quando vengono a mancare i risultati ovviamente psicologicamente la squadra si era un po' chiusa in se stessa, avevamo messo pure domenica contro la Sabina, nonostante avesse fatto una partita per 90 minuti non erano arrivati gol. Da questa domenica riparte il campionato della Dispoli. Ma sì, io vorrei precisare, insomma, noi l'ultima partita vinta l'abbiamo fatta in casa con il Fregene, dopodiché abbiamo fatto 3 partite, io credo, di ottima qualità, di ottima prestazione. Abbiamo pareggiato con il Fiumicino in casa al 95esimo, un gol nettamente in fuorigioco. Io non voglio dare alibi a nessuno, però insomma questi sono i fatti. E siamo andati a Acqua Pendente, un campo
difficilissimo, abbiamo giocato con autorità, siamo andati in vantaggio e anche lì la partita l'abbiamo pareggiata al 95esimo, 96esimo con calcio di rigore inventato da un collaboratore. Siamo stati a Tolfa dove abbiamo non so quante occasioni da gol creato e alla fine abbiamo schiacciato la squadra dentro la gara, non siamo riusciti a portare via il risultato. E l'unica pecca di questa squadra, se la vogliamo trovare, è il secondo tempo con il Monterotondo, dove non siamo stati più in campo, ci siamo messi paura, ci siamo abbassati troppo, in una condizione anche lì però con qualche alibi, perché non avevamo neanche un centrocampista di ruolo. Poi, ripeto, queste cose ci hanno portato un po' di sfiducia, un po' di paura soprattutto. Siamo andati alla Sabina, abbiamo fatto la nostra dignitosa partita, insomma, e non creando tante occasioni di gol, però non subendo mai gli avversari. Poi agli ultimi 10 minuti abbiamo preso questo gol brutto per come è venuto e dopo la paura è l'ha fatta regnare, insomma è regnato per tutta la settimana, devo dire, in campo. Però siamo stati bravi a tenere calmi i ragazzi, a motivarli, e loro sono stati bravi a capire questo momento particolare e speriamo che da oggi si riparte per cercare di andare più alto possibile. Insomma. Abbiamo 2 squalificati, però insomma recupereremo qualche giocatore acciaccato e speriamo insomma che anche domenica possa venire a casa e tornare al nostro paese con i 3 punti. Abbiamo sentito il tecnico in seconda della Dispoli che ha spiegato un po' il match. Andiamo di là da Giampiero Baldi. Giampiero, ti aspettavi in eccellenza questa classifica dopo questo girone e passa, dopo il girone e 3 partite? Ma sinceramente sì, perché il Monterosi già veniva da una serie abbastanza positiva anche negli anni precedenti, insomma questa è una formazione che conosce molto bene la categoria, per cui ritengo naturalmente che abbia pure lavorato molto bene in fase di campagna acquisti quest'estate, per cui è riuscito a mettere su una formazione degna naturalmente di tal nome. Per quello che riguarda la Dispoli, lo sapevo, tutti gli anni la Dispoli parte sempre molto bene, poi c'è un momento di calo e poi si riprende, e è successo anche quest'anno con le 3 sconfitte consecutive subite ultimamente, adesso è ritornata di nuovo la vittoria, per cui è ritornato il vero la Dispoli. Mi dispiace per il Tolfa, ovviamente, che comunque essendo una matricola ha lavorato molto bene nella prima parte del girone di andata, ha fatto un ottimo campionato del girone di andata anche per il tipo di squadra che è, molto arcigna, molto, molto forte soprattutto tra le mura amiche. Adesso ha qualche attimo di difficoltà perché comincio anche a vedere formazioni ospiti che cominciano a trovare la quadratura, per cui lei è un po' in difficoltà, anche perché sappiamo naturalmente diciamo la consistenza tecnica della società del Tolfa, che chiaramente non potendo contare sui grossi fondi che hanno un po' tutte le squadre che sono nelle posizioni di vertice, è costretta ovviamente a limitare diciamo la campagna acquisti con i giocatori naturalmente che può permettersi, e nonostante tutto, nonostante questi giocatori, è riuscita naturalmente a fare un grandissimo girone di andata. Adesso sta pagando un pochettino lo scotto del suo noviziato, spero naturalmente che riesca quanto prima a trovare diciamo così la quadratura giusta per cercare di mantenere la sua posizione in classifica, perché non è manco tanto distante dalla zona play-out, per cui deve cercare un po' in tutti i modi di come possiamo dire, di mettere al sicuro almeno il punteggio i punti che servono ovviamente per ottenere la salvezza. Fabrizio, tu pensi che addirittura Tolfa possa rientrare nella lotta per la salvezza? Fa 35 punti, il Montefiascone che è sest'ultimo 23, significa 12 punti, significa che deve perdere per un mese, il Montefiascone deve vincere continuativamente per un mese. Credo che sia ormai difficilissimo che il Tolfa rientra in quelle posizioni. Ecco, Gabriele, invece per quanto riguarda il Civitavecchia Calcio, diciamo anche lui naturalmente è ancora in lotta per quanto riguarda la salvezza, queste vittorie hanno dato un po' di ossigeno, come si tiene alta la concentrazione adesso? Adesso bisogna pensare non a quello che abbiamo fatto, ma a quello che dobbiamo fare. È vero che la salvezza ha 7 punti, però anche è vero che dobbiamo pensare in grande, perché abbiamo una squadra di un certo calibro, sta tutto girando bene, c'è l'armonia giusta, quindi io credo che possiamo anche ambire ai primi 4-5 posti della classifica generale, non disdegnando il fatto che comunque sia le squadre sotto, i punti poi li fanno nel giorno di ritorno, quindi bisogna stare attenti. Già
da questo punto di vista è fondamentale la partita interna domenica con l'Almas. Se facciamo 3 punti domenica diventano 15 nelle ultime 5 partite, quindi va da sé che è una squadra che può avere un profilo da primi 3, 4, 5 posti della classifica generale. Ti aspettavi questo cambio della dirigenza, Ugo Fronti che diventa vicepresidente, poi il nuovo entrato il direttore sportivo, tra l'altro proprio al 91esimo minuto ha dichiarato di voler investire in futuro sui giovani? Ma per quanto riguarda i cambi, il direttore sportivo Fabietti sta facendo benissimo, un lavoro certosino, molto rapido, ha cambiato 13-14 giocatori, un mix, ripeto, tra giovani e grandi, è un lavoro che ha portato subito, sin da subito, i suoi frutti. Quando le cose vanno bene si sta sereni, si lavora tutti con una certa tranquillità. Adesso il Civitavecchia è una squadra forte, ambiziosa, che non teme nessuno, soprattutto quando gioca in casa siamo devastanti, abbiamo sempre vinto, fuori casa ieri abbiamo dimostrato di poter dire la nostra. Non sono d'accordo con Baiocco quando dice che noi ci siamo messi dietro, abbiamo aspettato, noi abbiamo creato anche altre palle gol per uscire dal Torlonia con addirittura un 3-1 in tasca. Io penso che gli allenatori quando perdono devono più guardare ai demeriti della loro squadra e non agli atteggiamenti che la squadra avversaria. Noi abbiamo fatto una grande partita ieri, abbiamo dimostrato di vincere e poi siamo sempre Civitavecchia, quindi siamo una squadra che ha un certo prestigio e può permettersi di andare a vincere tranquillamente anche su un campo come quello del Cregas, insomma. Ecco, tornando a parlare invece del Tolfa, andiamo di là da Simone Dell'Uomo. Tolfa che comunque anche per sfortuna, no? Abbiamo sentito mister Colani, non trova il punteggio, anche a livello di Serie A si parla spesso, serve quel click dopo questo 2016, non è iniziato bene, probabilmente serve, Simone, quella gara magari anche un po' fortunata che riporta tutto sui giusti binari. Eh sì Luca, dopo la sconfitta di inizio anno con lo Sporting Città di Fiumicino, 1-3 che ha lasciato strascichi e polemiche soprattutto dal punto di vista arbitrale, il Tolfa ha inanellato una serie di risultati negativi perché sono 5 gare che non riesce a portare a casa a bottino pieno. Saremo a vedere nella prossima gara in trasferta se riuscirà a portare a casa i 3 punti e, come detto tu, a ritornare al sorriso. Allora, c'è di là Luca Annunziata, che naturalmente dopo sarà assoluto protagonista quando si parlerà di campionato di promozione. Ma livello, diciamo, psicologico può avere un ruolo così importante, Luca, in una squadra che magari dopo essere arrivata nelle zone alte della classifica ha avuto qualche partita sfortunata, soprattutto qualche partita che si è sentita scippata e quindi difficoltà nel rimettersi in carreggiata? Beh, sai, il ruolo del portiere è un ruolo fondamentale, è un ruolo che ha bisogno di un personaggio che abbia carattere, carisma, che riesce a trasmettere quelle che sono le sue sensazioni a tutta la squadra. E sicuramente è difficile in una situazione del genere, però, come si dice, c'è bisogno anche di questo, no? Certo, gli attributi nel momento del bisogno. Certo. Allora, Gabriele, ti salutiamo con questo post del 18 gennaio, che è un po', noi da un po' che non ti vedevamo, e allora svegliamo anche perché, no? Leonardo è nato il 18 gennaio alle 20.01, questo postato, quindi questa esperienza di diventare padre sicuramente. Io ti ringrazio tanto di questa cosa, è bellissima da parte vostra della federazione, questa è una gioia immensa che riempie la vita mia, di mia moglie, di tutti i miei parenti e della gente che mi vuole bene. Allora, tanti auguri naturalmente a te e tua moglie, anche perché spesso ti leviamo all'affetto di tua moglie per venire ospite qui al 91esimo minuto, e quindi adesso magari qualcuno terrà compagnia a tua moglie quando verrà il nostro ospite. Noi andiamo in pubblicità e si continua subito dopo con la promozione e tanto altro ancora. E rieccoci in studio, allora andiamo adesso a parlare di promozione, ma prima di tutto vediamo il servizio della compagnia portuale capolista del Girone A. Dopo la...
la sconfitta in Coppa con Levanto Marino, la compagnia portuale è di scena al Fattori, dove incontra il Football Club, squadra in difficoltà ma battagliera. La partita non è sicuramente entusiasmante. Gli ospiti, infatti, per larghi tratti di gara difendono a 5, chiudendosi dietro la linea della palla e mettendo in difficoltà l'attacco dei portuali. La squadra di Castagnari, allora, deve provare coi calci da fermo. Al 16esimo, Loiseau impensierisce Barretta con una punizione dal vertice sinistro dell'area di rigore. 7 minuti più tardi è ancora l'attaccante della CPC a calciare una punizione. L'esito però è diverso. La sfera si insacca ed è 1-0 in favore dei padroni di casa. Il match continua sempre sullo stesso ritmo, tanto che per trovare un'altra azione pericolosa bisogna arrivare al 40esimo, quando Ruggero prova a concludere ma calcia alto. Il primo tempo si conclude dunque sul risultato di 1-0. La ripresa si apre con la compagnia sempre in possesso di palla, ma che riesce ad arrivare davanti a Barretta con estrema difficoltà. Al 18esimo ci prova André Elisei, ma colpisce solo l'esterno della rete. È il preludio al gol del raddoppio, che arriva al 30esimo. Loiseau si libera ed inventa un passaggio illuminante per Elisei, che da due passi spiazza l'esterno difensore e fa 2-0. Il Football Club si copre un po' e lascia spazio alla CPC, ma gli uomini di Castagnari non ne approfittano. La prima occasione per gli ospiti si vede in pieno recupero. Al 47esimo, infatti, Franco prova una conclusione improvvisa e violenta, che finisce però alta sopra la traversa. Sulla ripartenza, Gigi Ruggero si divora il gol del 3-0, ma non c'è neanche il tempo per il rammarico. La partita finisce 2-0 con la compagnia che, complice la sconfitta del Monte Spaccato con la Guardia di Finanza, si porta a più 8 in una situazione di relativa tranquillità. Marta, questa vittoria della compagnia portuale te l'aspettavi? Assolutamente sì. Continuano la scia positiva. Esatto, fantastici. Esatto. Scia positiva che continua comunque a premiare gli uomini di Castagnari. Intanto ci ha scritto il nostro telespettatore Massimo, che ci ha trovato. Noi siamo attualmente sia sul canale 667 e sul nostro canale L'815. Per tutti coloro che non ci trovano sull'815 basterà risintonizzare i canali, quindi il proprio televisore, per trovarci sul nuovo canale 815. In questo momento siamo quindi su due canali, 667 e 815, in tutta la regione Lazio. Questa informazione di servizio in diretta che diamo ai nostri telespettatori che ci hanno scritto. Ricordiamo che è possibile scriverci nella nostra pagina Facebook, il nostro Simone dell'Uomo ci terrà aggiornati. Ma andiamo a vedere invece che cosa è successo tra Aranova e Cerveteri, grazie alla collaborazione con Canale 10, Fabio Nori. Allora andiamo a sentire che cosa è successo tra queste due formazioni molto importanti del campione di promozione. Quarto successo consecutivo per il Cerveteri, che si allontana dalle zone basse della classifica, vince il derby 1-0 contro l'Aranova, decide un gol di Rinaldi su calcio di rigore dopo appena 4 minuti di gioco. La partita era appena iniziata, quindi diciamo ero meno teso, però è andata bene, ho tirato un po' centrale, però ho fatto gol, meglio così. A parte il primo tempo che sono andati vicino al gol più di una volta, poi il secondo tempo abbiamo tenuto bene, ci siamo messi a 5 dietro perché eravamo andati in difficoltà il primo tempo, il secondo è andato abbastanza bene. Lorenzo Agostini, portiere del Cerveteri, grande protagonista di questa partita, almeno due interventi super su Montepaone nel primo tempo, poi ultima parata nell'ultimo secondo di recupero, insomma una domenica importante per te. Diciamo che è andata bene, dai, siamo stati bravi e fortunati a portarci a casa questi 3 punti, che in questo campo, insomma, contro questa società era molto difficile. Poi un po' la bravura, un po' la fortuna, un po' il campo, insomma, è andata bene. Complimenti comunque a tutti, perché se io faccio il mio vuol dire che la squadra fa il suo. Qual è stata la parata più complicata secondo te? Diciamo che la prima sul colpo di testa sul secondo palo era abbastanza difficilina. Stiamo lavorando un po' sullo spogliatoio, sul gruppo, su tutto quanto. E sto dando una mano alla società. Quali sono gli obiettivi della società? Immagino che quest'anno sia la salvezza, anche se
state facendo dei grossi passi in avanti, poi punterete più in alto all'eccellenza, cosa state programmando? Per quest'anno cerchiamo di andare a sinistra della classifica e migliorarla sempre domenica dopo domenica, poi getteremo le basi verso maggio per l'anno prossimo, perché ormai ci sono squadre più attrezzate che spendono pure più di noi, non possiamo competere con quelle lì. Ultimamente ci dice un po' male, non riusciamo a segnare, infatti queste ultime partite due abbiamo perso, una abbiamo pareggiata, dobbiamo rimboccare le maniche e andare avanti. Domenica prossima la Ranova avrà la possibilità di riavvicinarsi al terzo posto andando a giocare a Monte Spaccato, mentre il City disputerà la propria partita in casa contro la capolista, la Compagnia Portuale Civitavecchia. Da Aranova per Canale 10, Valerio Nasetti. E quindi abbiamo sentito anche quello che è successo tra Ranova e Città di Cerveteri, mentre il Santa Marinella giocava in casa una partita che vedeva impegnato appunto gli uomini dominici contro la Dedicola Dispoli. Andiamo a vedere com'è andata nel servizio di Tele Santa Marinella. L'Atletico Radispoli regola con il minimo scarto il Santa Marinella, sempre alla ricerca di punti per la sua brutta posizione in classifica. Nonostante il risultato e nonostante la differenza di classifica, alla fine si può affermare che non è stato poi un risultato così scontato. Nella prima frazione di gioco, un avvio di marca santamarinellese che tuttavia non impensieriva più di tanto tira basso, estremo portiere ospite. La Dispoli, forte del suo valore tecnico, dal 24 al 29esimo aveva due sussulti. Nel primo gli ospiti calciavano al lato un rigore per un evidente atterramento al limite di area di rigore e 5 minuti più tardi arrivavano al vantaggio con un tiro preciso ma non potente che trovava impreparato Daniele Remelli. La partita si protrae fino a fine frazione di tempo con tanto gioco a centrocampo e poche azioni da rete. Nella ripresa però i ragazzi di Mister Dominici cominciavano la loro ricerca del pareggio e in alcune pregevoli azioni, per mera sfortuna, non capitalizzavano. Basti pensare alla traversa colpita dagli avanti rossoblu su respinta di Tirabassi, il tiro ad effetto di Marco Dorinzi andato fuori di poco con il portiere battuto, oppure il diagonale debole calciato da Amorra con il portiere in uscita. Fino alla fine Emiliano Rovinetti e compagni hanno cercato il pareggio che alla fine dei conti per quello visto in campo sarebbe stato più che giusto, lasciando gli ospiti ripartenze che venivano malamente sprecate. Nonostante diversi obiettivi è stata una gara gradevole e corretta, senza esterismi e tatticismi. Buona la prova collettiva della Santa. Tra i migliori in campo citiamo il centrocampista Francesco Torroni e il difensore classe 1996 Davide Mitei. Marta, ti sentivamo critica, no? Col tuo Santa Marinella durante il servizio. No, dispiace che ha perso un derby quasi con la Dispoli, no? Allora, andiamo a chiedere a Giampiero Baldi, questo Santa Marinella, diciamo, gioca bene, però continua a non prendere punti, Giampiero. Sì, io domenica ero al campo a vedere la partita, devo essere sincero, e aveva cominciato abbastanza bene, diciamo, il Santa Marinella, perché era molto voglioso di dover far punti, anche perché la sua posizione in classifica è molto deficitaria, quindi si era creato, c'è questo distacco tra la terz'ultima e la sest'ultima che è diventato praticamente di 11 punti, e dovesse finire oggi il campionato rischierebbe ovviamente la retrocessione diretta il Santa Marinella, per cui diciamo aveva bisogno di punti. Ha lavorato molto bene, diciamo che l'allenatore Gabriele Dominici è riuscito a dare molta motivazione a questa squadra inizialmente, poi però c'è stato quell'errore clamoroso in difesa con quel calcio di rigore che poi ovviamente la formazione avversaria ha sbagliato, e avrebbe dovuto il Santa Marinella cercare quantomeno di portarsi in vantaggio. Invece diciamo che questo tiro senza alcuna pretesa effettuato da questo giocatore, vedete non è questa l'azione ma è quella successiva, un tiro senza alcuna pretesa, naturalmente questo gol che è uscito fuori con Remedi, forse che si è fatto sorprendere fin troppo secondo il mio punto di vista, per cui è venuto questo calcio di rigore, come vedete abbiamo parlato del calcio di rigore e comunque dell'azione del rigore poi tirato fuori, e poi dicevo questo gol tirato malamente fuori. Sì, ma pure di tantissimo poi. Poi guardate un po' il tiro, questo tiro senza alcuna pretesa, buttato là, il portiere ha guardato soltanto, il pallone è entrato dentro. Ecco, per questa
diciamo, ingenuità difensiva, e questo fa costare i tre punti al Santa Marinella, che nel secondo tempo ha prestato molto di più la squadra avversaria nella sua metà campo. Poi però diciamo forse qualche problema anche in fase offensiva, diciamo il discorso che manca probabilmente un goleador di un certo livello. Questo è un Catracchia che c'è al Santa Severa, o un Eliseu Luaso che c'è sta nella compagnia portuale. Insomma, se avesse avuto un giocatore, un attaccante di livello, sono certo che il Santa Marinella non sarebbe in quella posizione in classifica. Allora, andiamo da Luca Annunziata invece a chiedere di questa compagnia portuale che contro un avversario alla portata fa il suo, abbiamo visto rischia anche il 3-0, compagnia portuale non è diciamo splendida, splendente così come nelle prime giornate, però continua a vincere, una costanza, e probabilmente credete fortemente in quello che fate. C'è stata in Coppa la sconfitta contro il Lepanto, che però probabilmente vi ha caricato di più per la partita che c'è stata ieri. Beh, Luca, il Lepanto è una bella squadra, nel senso che comunque sia è diciamo al nostro pari, no? Come si può dire, quindi penso che è stata una partita di alti livelli. Io purtroppo non ci sono potuto stare per i miei motivi, però ho seguito da lontano, mentre invece la partita di domenica diciamo ci siamo adeguati a quello che è stata la squadra avversaria. Purtroppo è il nostro tallone d'Achille, il fatto di entrare in campo e non impostare il nostro gioco, cioè non dare diciamo quel ritmo alla partita che vogliamo noi, ma sempre adeguarci a quello che è la squadra avversaria. Poi complici anche diciamo, le assenze e gli infortuni durante la settimana, durante l'arco diciamo, del campionato, che non siamo ancora riusciti ad avere la rosa completa. E quindi anche questa cosa un po' ci penalizza. Però siamo un gran gruppo e ci facciamo forza a vicenda. Luca. Sì, allora, poi tra l'altro abbiamo visto lunedì scorso, ci avete seguito anche dalla cena che avete fatto, quindi quello rappresenta anche un po' il vostro gruppo quest'anno particolarmente unito. Sì, sì, abbiamo seguito il nostro caro amico Lisò da ristorante, ci ha fatto piacere mangiare un boccone tutti insieme guardando lui. Quindi... Certo. No, vabbè, a parte questo, sì, siamo un gran gruppo ed è questa, diciamo, secondo me la forza più importante. Quando c'è lo spogliatoio... E anche i risultati un po' vengono. Allora Fabrizio, invece andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati in promozione, perché ci sono stati risultati importanti anche per le altre formazioni che seguiamo, come la Corneto che è andata a vincere 1-0 contro il Palocco, ma anche vediamo il Ronciglione che ha vinto 1-0, tra l'altro abbiamo le immagini, dopo le andremo a vedere, e poi la Pescatori Ostia, il Sant'Agnello, abbiamo parlato, Santa Severa che vince 3-0. Allora, un commento Fabrizio sia sul Santa Severa, che sembra aver trovato il giusto passo, che sulla Corneto, che se anche di misura continua a portare punti in cascina per quanto riguarda la salvezza. Sì, il Santa Severa ha sfruttato appieno i turni agevoli di campionato che aveva in queste ultime partite, ha fatto tantissimi gol non subendone neanche uno. Ha vinto a Bolsena, e Bolsena ormai è una squadra che praticamente è quasi retrocessa. Possiamo raccontare un aneddoto: domenica era in redazione per fare la cronaca della partita del Bolsena, abbiamo chiamato l'allenatore che c'era stato comunicato fosse rientrato Spano, che era l'allenatore di inizio campionato, lo abbiamo contattato ma era beatamente a Ferrara con la famiglia, mentre in panchina si era seduto il presidente Finocchiaro. Quindi questo dà un po' la dimensione del Bolsena, che praticamente ha quasi mollato e faticherà ad arrivare a fine stagione. Per il Santa Severa comunque una serie di vittorie consecutive importanti che la sta riproiettando nelle zone alte della classifica. La Corneto ha affrontato uno scontro diretto in casa contro il Palocco, squadra molto fisica che l'ha messa in difficoltà, è stata una partita molto concentrata, molto giocata a centrocampo, risolta al 91esimo da un bel gol di Codoni. Sono molto contento per Luca perché in quest'ultimo periodo stava trovando pochissimo spazio, invece è entrato, si è fatto trovare pronto. La partita è un pochettino girata quando è subentrato Antonini, così Pastorelli è potuto tornare a fare la punta centrale e da lì in poi la Corneto ha preso campo e ha schiacciato il Palocco nella sua area di rigore. Fondamentale anche Paracucchi, che con le sue ha fatto almeno 2-3 uscite molto importanti, salvando il risultato nella situazione di 0-0. Tre punti importanti che dovranno continuare, anche perché domenica va in casa del Football Club per poter poi risalire la china e raggiungere il Vivals, l'ultimo posto della classifica.
Noi adesso andiamo a sentire l'intervista al tecnico della CPC Castagnari. Un'altra vittoria, il campionato sta ormai andando abbastanza bene, vista anche la sconfitta del Monte Spaccato, però oggi abbiamo visto una compagnia che senza Bevilacqua ha faticato un po' nell'impostazione. Sì, diciamo che Bevilacqua per noi è il metronomo di questa squadra. È normale che, come dicevo, non è facile giocare contro una squadra che rinuncia totalmente ad offendere. Loro si sono messi a 5 dietro, 3 centrocampisti che coprivano benissimo le fasce, e quando fa il mucchione lì davanti non è facile trovare sempre la soluzione giusta. Siamo stati fortunati a sbloccare il risultato con Stefano, però tatticamente non ci siamo mai persi, siamo rimasti lì concedendo pochissimo all'avversario. Io penso che Marani abbia fatto soltanto 2 interventi d'ordine amministrazione. Ma oggi, a parte l'avversario del football, quello che c'era importante era la posta in palio. Sapevamo che il Monte Spaccato rischiava la Guardia Finanza, anche perché loro tra campionato e coppa, poi non è facile per un'intera rosa sopportare 2 competizioni. Quest'oggi è arrivato anche questo risultato che ci fa ancora ben sperare per il futuro. Diciamo che adesso io penso che il più grosso avversario della compagnia sia la compagnia stessa. Deve stare lì tranquilla, non pensare di aver vinto niente, anche perché in queste 2 settimane che vengono dobbiamo rimettere a posto una qualificazione alla Coppa Italia e poi affrontare un Cervelli in salute e aspettare lo scontro diretto col Monte Spaccato. Ecco, a proposito di 2 competizioni, con la Pantomarina ancora il risultato è aperto, perché 1-0 voi ci puntate, ci credete? Ah, sicuramente ci crediamo, perché abbiamo incontrato una squadra molto forte. Sicuramente il risultato un po' ci ha penalizzato per la prestazione che abbiamo offerto mercoledì, però è normale che una cosa è fare gol in campionato e una cosa è fare gol e non prenderli in Coppa Italia, perché la Coppa Italia devi stare concentrato 95 minuti. È normale che aspetteremo il rientro di tanti giocatori che ultimamente ci stanno mancando, e piano piano affrontiamo una partita per volta. C'è il Cervederi, poi ci sarà il Levanto, perché se la compagnia riesce a superare il Levanto Marino, io dico che può arrivare in finale. Ecco, con che spirito si va a Cervederi adesso? Ma con lo stesso spirito, sapendo che il vantaggio è aumentato, ma soprattutto siamo nel girone di ritorno in cui le partite vanno a finire, incontri avversari che non vedi più per questo scorso di stagione, e quando i punti di stacco diventano tanti è normale che poi gli altri sono costretti in meno partite a recuperare un distacco che sta diventando importante. Quindi a Cervederi affronteremo una squadra che sicuramente, con un buon allenatore che sta mettendo bene in campo i suoi giocatori, viene da importanti vittorie, quindi pensiamo un attimino a lavorare con serenità e sappiamo che se vogliamo vincere questo campionato bisogna andare a fare punti sempre fuori casa. Sentiamo invece adesso il tecnico del Football Club, come ha preso questa sconfitta contro la capolista Compagnia Portuale. Con mister Luzio oggi abbiamo visto un Football Club abbastanza ordinato, però quando si gioca con la Compagnia Fattoria è sempre difficile. Intanto per chi non lo sa, immagino tanti, va premesso che veniamo da una situazione un po', diciamo, difficile, ecco. E io personalmente mi sono tesserato inizialmente come giocatore e da una settimana mi ritrovo a guidare, anche se fa un po' impressione dirlo, questo gruppo dove c'è gente anche con più esperienza di me. Classifica alla mano, dati alla mano, noi abbiamo preso tanti gol fino adesso. Ho trovato giusto cercare un assetto, un ordine difensivo che penso che oggi si sia visto. Abbiamo già cambiato con la Ranova, abbiamo giocato a 4 dietro, e soffrendo inizialmente, poi però complice anche in effetti la superiorità numerica, siamo riusciti a riprendere una partita per i capelli. Oggi, onestamente, per carità, non pretendevamo di venire qui a fare la partita, ci mancherebbe altro, però sappiamo che con l'organizzazione si può andare lontano. Oggi, nonostante pochissimi giorni di lavoro, si è vista una risposta. Alla fine il primo gol è venuto da un calcio piazzato, comunque evitabile, e il secondo gol ci siamo un po' scoperti, ma insomma nell'ordine delle cose, sono contento. Ecco, com'è passare dal campo alla panchina?
difficile, non necessariamente particolare, senz'altro. Io personalmente non mi trovo alla prima esperienza, perché i precedenti 3 anni ho allenato juniores e allievi al football, e quest'anno per forza di cose ero rimasto d'accordo con la società che mi sarei tesserato di nuovo come giocatore. E poi, ripeto, le circostanze hanno portato invece che si ritorni a questo ritorno in panchina. Quindi personalmente non, lo stacco così della nuova esperienza non l'ho subito poi tanto, speriamo. Allora, eccoci, ritorniamo in studio, andiamo di là da Luca Annunziata, che vede Montespaccato e Ronciglione ad inseguire 8 punti. Quale sarebbe la giusta quota di sicurezza, Luca? Oppure già 8 punti vanno bene? No, il mio pensiero è che ogni partita si va in campo per vincere, poi quando si arriva a maggio si guarda la classifica. Se siamo primi abbiamo vinto il campionato, quindi non credo sia giusto adesso mettersi a fare conti e conticini. C'è soltanto da mettersi in campo, lavorare e portare a casa 3 punti. Più punti portiamo a casa e più c'è la sicurezza di vincere il campionato. Si può dire che la gara con il Montespaccato sarà il vero spartiacque delle prossime settimane? Beh, sicuramente capiremo di chi sarà il campionato, perché siamo 2 squadre di buon livello e che hanno lo stesso obiettivo. Penso sia scontato dire che una delle due che vincerà sarà anche quella che vincerà il campionato, penso io. Ecco, invece per quanto riguarda te, ripreso completamente dall'infortunio subito, diciamo, procurato, te lo sei procurato, hai salvato il gol, ma te lo sei procurato da solo contro la Tattica Dispoli. Sì, purtroppo a volte capita, pensavo di prendere il palo e invece ho preso per terra, quindi... Dispiace, perché ero in una condizione abbastanza ottimale, nel senso che ho trovato un buon rapporto psicofisico, e dispiace perché adesso devo ricominciare tutto da capo. 2 mesi non sono pochi, cercherò di ritornare al regime il prima possibile per dare anche una mano ai miei compagni. Parliamo invece con Giampiero Baldi di questo Santa Severa, quindi partite positive, ovvero turni agevoli, però comunque la classifica che vede le prime delle classe ormai troppo lontano, oppure no? No, è settima in classifica il Santa Severa, se non sbaglio dovrebbe essere a 8 punti dalla zona playoff, però quello che ha condizionato ovviamente questa squadra sono state le sei partite precedenti e le 3 vittorie consecutive, no? Cioè, nelle 6 partite precedenti ha fatto 3 sconfitte, 2 pareggi ed 1 sola vittoria, che hanno allontanato questa squadra dalle posizioni di vertice fino alle posizioni di centro classifica. Adesso con queste 3 vittorie, come hai detto appunto te, che erano 3 scontri abbastanza facili, diciamo, con squadre alla portata, è riuscito ad ottenere 9 punti e si è portata, insomma, in questo 7° posto, che è molto importante, che gli consente innanzitutto di giocare con tranquillità per quello che era la sua posizione, si era quasi portata vicino alla zona play-out. Invece così ha recuperato molto bene, adesso è abbastanza distante, adesso può pensare, può guardare più con più ottimismo verso, diciamo, la zona play-off che non alla zona play-out. E poi ultimamente ha trovato questo giocatore, questo Catracchia, che ha segnato 9 gol in 3 partite, ha dato la svolta alla squadra. E una squadra che aveva incontrato grosse difficoltà proprio nel momento in cui Catracchia si era fermato per 5 partite consecutive, era stato avuto delle difficoltà in zona offensiva. Adesso Catracchia sta in una forma molto, molto buona, in forma smagliante, e diciamo questi ha realizzato 4 gol con una squadra, una tripletta la domenica precedente, e poi questo gol, i 2 gol che ha realizzato ieri, che gli hanno consentito naturalmente di vincere questo incontro contro il Bolzena. Poi abbiamo, Aldo, abbiamo le immagini del Ronciglione, le brevi immagini che ci ha fornito appunto il Ronciglione United sulla vittoria per 1-0. Fabrizio, si alternano Montespaccato e Ronciglione al secondo posto, tu secondo te appunto chi delle due sarà poi alla fine la sfidante, o si manterrà questo dualismo?
Ma guarda, il Montespaccato ha un calendario che all'inizio è molto difficile, che comunque affronta tutte le squadre, Guardia di Finanza, la Nova, Portuale, tutte nella prima fase del campionato. Il Ronciglione ce l'ha abbastanza più agevole. La partita di ieri contro l'Olimpia non ha dato dimostrazione al Ronciglione in grossissima salute. Ha vinto segnando il primo tempo, ma poi è rimasta in 10 con l'espulsione del portiere quando aveva finito i tre cambi. Quindi è dovuto andare Polidori, che è l'attaccante, in porta. E non ha rischiato più di tanto, però poteva comunque compromettere anche quella di partita. Il problema del Ronciglione sono proprio le espulsioni, ne ha prese tantissime nelle ultime partite, non c'è una partita che ha finito in 11, perché come potenziale potrebbe benissimo competere per il secondo posto, se non per il primo. Il problema è la continuità nei risultati e troppo nervosismo in campo. Mi chiede la linea Simone dell'Uomo. Simone, ci sei? Sì Luca, eccomi. No, dimmi. Ti stavo interrompendo perché, come tu ben saprai, a differenza delle eccellenze e della promozione, qui calciomercato si sviluppano nel mese di dicembre prevalentemente, il mercato della Serie A e anche delle più importanti leghe straniere si sviluppa a gennaio, e oggi è primo febbraio e si sta per concludere appunto alle ore 11 il mercato internazionale e anche quello nazionale. Ci sono alcuni movimenti importanti, alcune ufficialità, te ne volevo dire alcune, come ad esempio Lorenzo Ariaudo, il difensore del Sassuolo che è passato in prestito all'Empoli. Ci sono arrivate alcune ufficialità importanti, come quelle di Fabio Quagliarella, che è passato dal Torino alla Sampdoria, e come quello di Perotti, che è andato dal Genoa alla Roma. In più stiamo seguendo alcune partite del calcio internazionale, la più importante è quella tra Deportivo La Corugna e Rayo Vallecano. Il Rayo Vallecano è in vantaggio al Riazzorra per 2-1 in quella che è la 22esima giornata della Liga Spagnola. E poi tra l'altro questa è una serata, una nottata particolare, perché per tutti gli amanti del fantacalcio, e tanti che ci seguono sono amanti del fantacalcio, domani c'è il turno infrasettimanale, si chiude il mercato questa sera alle 11, quindi sono pochissime ore per fare l'asta, e diversi fantacampionati appunto vedranno le aste in fase notturna, tra cui qualcuno mi dice anche la tua, Simone. Eh sì, ne stavamo parlando prima, Luca, anch'io ho l'asta del fantacalcio questa sera, questa ne parleremo, notte, diciamo. Ne parleremo dopo di fantacalcio, dopo la pubblicità, e parleremo con Marta anche di Serie A. Anzi, facciamo una cosa con il nostro Aldo Schifano. Aldo, ti mostro questa foto sul nostro touchscreen, poi andiamo in pubblicità e poi ne parliamo con Marta. E rieccoci in diretta, sono le 21.38, allora abbiamo parlato di eccellenza, di promozione, e adesso parliamo anche un po' di Serie A con appunto una parte dedicata al fantacalcio che sta seguendo Simone dell'Uomo con gli ultimi scambi, le ultime trattative. Marta, abbiamo visto prima la foto di Tare che dormiva a Udine. Come l'hai commentata da tifosissima della Lazio? Che racchiude il calciomercato di quest'anno e degli anni passati della Lazio, dormente. Ecco, cioè, per quanto riguarda il mercato dormiente, comunque diciamo diversi giocatori sono arrivati, no? Felipe Anderson è uno di questi che hanno dato lustro comunque alla società, solo che ci sono state anche tante partenze. Sì, tante partenze, comunque se tu dici di voler portare una squadra in Europa, abbiamo visto che sì. Abbiamo visto che abbiamo saltato i preliminari, praticamente siamo usciti dai preliminari di Champions. Perché? Perché non sei andato a rinforzare durante comunque il mercato estivo. Adesso che si poteva fare qualcosa, soprattutto in difesa, visto che De Vrij è fuori e l'ultimo acquisto l'hai preso praticamente già rotto, potevi intervenire un po' meglio. Tra l'altro Marta, che inizia a avere i suoi follower sulla nostra pagina del 91esimo minuto, ma vediamo come avevano pronosticato sia mister Ercolani che il nostro Alessandro Ferri. A proposito, tante squadre hanno le loro assenze questa sera, noi ne abbiamo tante, da partire dalla nostra Francesca che questa sera non è qui tra noi, come non è né Alessandro Ferri a casa malato con la febbre dopo una domenica piena di commenti tecnici, come avete sentito, e anche Matteo Corona invece impegnato sui campi del calcio a 5. Ma andiamo a vedere insomma i pronostici che hanno visto il Milan. Solamente Alessandro Ferri lo dava vittorioso, poi invece una secca vittoria per 3-0, e poi mentre la Roma l'hanno presa tutti quanti, la vittoria della Roma contro il Frosinone, sofferta, Udinese-Lazio 1-2x, insomma un po' vario, e poi invece questi sono i principali
quali le principali partite che sono state pronosticate. Allora, prima di tutto dobbiamo chiedere a mister Colani come mai tutti questi pronostici sbagliati venerdì. Beh, tu non c'eri lunedì, venerdì, quindi con Alessandro abbiamo fatto il gioco al contrario, abbiamo detto all'inizio puntata di prendere i pronostici al contrario, chi ne sbagliava di più vinceva questa settimana, quindi ci siamo impegnati. Anche perché poi dopo, quando andiamo sui campi, cominciano comunque a tirare fuori amuleti, trecce d'aglio, quando ci vedono, per cui è giusto ogni tanto anche sbagliarli. Allora, andiamo di là a parlare un attimo con Giampiero Baldi, che segue sempre il calcio nazionale, la Serie A. Questo duello vincente tra Juventus e Napoli, chi alla fine la spunterà, Giampiero? Io sono parte in causa perché sono un tifoso juventino, per cui cercherò di essere il più obiettivo possibile. Guarda, la Juventus viene da 13 vittorie consecutive, per cui è già importante che abbia fatto grossi risultati dopo quella partenza traumatica che ha avuto in campionato. Il Napoli ha seguito le stesse tracce della Juventus, perché anche il Napoli aveva praticamente dopo alcune giornate un punto in più della Juve e anche lui è andato molto bene, però loro hanno un giocatore che è Higuain, che fa nettamente la differenza insieme a Insigne. La Juventus invece è più squadra, credo, rispetto al Napoli, però secondo il mio punto di vista non sarà sicuramente lo scontro diretto che ci sarà tra due domeniche a Torino a decidere chi vincerà, ma secondo il mio punto di vista vincerà quella squadra che riuscirà a ottenere più punti negli scontri con le formazioni più in vista di questo campionato. Allora, accanto a te Luca Nunziata. Luca, prima di tutto sei tifoso? Io sì, della Juve. Allora, quindi anche tu quindi sì. Vedrai una Juve che tranquillamente porterà a casa anche questo tricolore. Speriamo. No, questo non ti è permesso rispondere con speriamo, Luca. No, vabbè, io non seguo tanto il calcio, poi per un motivo o per un altro non è che sono proprio un appassionato sfegatato di calcio domenicale, quindi... Allora, ti faccio una domanda legata magari più al calcio giocato, che magari ti trovi più a tuo agio a rispondere. La compagnia portuale ha avuto la Coppa, un impegno di Coppa importante in mezzo alla settimana e poi ha giocato di domenica. Tra poco inizierà la Coppa Campioni e sicuramente l'impegno della Champions è più oneroso rispetto a quella dell'Europa League del Napoli. Questo può avere, diciamo, può contribuire a mettere in difficoltà la Juventus, oppure ha una rosa tale comunque da riuscire a gestire questo doppio impegno, calcolando poi che di fronte avrà una formazione davvero molto forte come quella del Bayern. La CPC come si è trovata nel giocare domenica dopo questo impegno di Coppa? Sicuramente affaticata e un po' acciaccata. Noi intanto ci scrive, salutiamo Andrea che si è distratto nel vedere il nostro programma e ha distrutto la sua cena, così ci racconta. Ancora altri complimenti per Marta, ma visto che stavamo parlando, questo è nei nostri messaggi che ci arrivano su WhatsApp e su Facebook, Marta è diventata intanto rossa come la maglietta della CPC alle sue spalle. Stavamo parlando di fantacalcio. Allora, abbiamo trovato questo video che un po' analizza i diversi giocatori. Simone, tu ad esempio che giocatore sei del fantacalcio, Simone? Io sono un giocatore scarso, Luca, del fantacalcio. Vabbè, questo, al di là di questo, perché sono diversi tipi di giocatori per quanto riguarda il fantacalcio. Allora vi faccio vedere questo video un po', dopo andiamo a chiedere a mister Colani che tipo di giocatore è. Raga, quest'estate non ho avuto proprio tempo di prepararmi, quindi sto partecipando solo per non lasciarvi in sette. Luca sei per me, numero uno. No, Saponara fa schifo, chi se lo compra sta? Saponara! 300! 301! 302! No, mio! Kučka! Si legge Kučka. Roncaglia! Si dice Roncaglia, argentino. Pogba, 1, 2, 3, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800! Il prossimo è Higuain, quindi ricordati di non batterlo perché sai già di chi è, capito? Higuain a Mirko. Basta, no? Hai finito i crediti anche quest'anno? Sì. Gabri, ma stiamo alla B! Dei portieri! Grande, vai, Neto! Che ti veni a fare Neto che non c'è manco Buffon? Ma stava Fiorentina, Neto. Sabbione. Con Paletta, poi d'estate, la morte sua. Maggio. Maggio in primavera, guarda. Lasagna. Una. Anche per te, due.
Facciamo un po' 3, 4, un assaggino. Una gastronomia. Un assaggino al centro, dai. Cannavaro 50, grande difensore, campione del mondo e pallone d'oro 2006. Sì, è anche ritirato un bel po' di tempo fa. E Paolo? Paolo, sotto mentite spoglie pur di continuare a giocare. Grande Paolo Fabio Cannavaro, 100. Kishna 1-1. Oh, 73 a FIFA. Bacca, di che stiamo al Siviglia? Che è il fantacalcio della Spagna? Al Milan. Bacca, sì, Gego alla Roma, Fanta Premier. Dai, due persone serie, chiamiamole. Ibarbo 1. 75 Ultimate Team. Porcari. Allora, qua non è consigliato, qua è titolare, qua è in ballottaggio. 15! E porca vita. E questi sono alcuni dei tipi dei giocatori di fantacalcio alla Simone. Tu quale sei di questi? Ma io sono quello che quando arriva un grande colpo d'estate costruisce una squadra ridicola in difesa, ridicola al centrocampo per prendere l'attaccante che farà più gol. Ho speso tutti i miei soldi per Edin Dzeko, eccola là che con 3 gol all'attivo, soltanto 2 rigori e un gol in fase d'azione, eccoci qua che il mio fantacalcio mi ha portato negli ultimi posti. Allora, lasciamo perdere questa con una ferita aperta, quella di Edin Dzeko. Allora, mister Ercolani, allora, stiamo vedendo un po' una Serie A che inizia, fino adesso tutte le squadre hanno un po' atteso per scendere davvero in campo con determinazione, soprattutto la Juve che ha inanellato tutte queste vittorie consecutive, ha dato una scossa al campionato e allo stesso Napoli che probabilmente senza una Juve che così con tanta insistenza premeva le spalle ha iniziato a giocare con grande concentrazione. Ma può reggere fino a fine campionato questo appunto, questa concentrazione del Napoli? Secondo me sì, perché è un tecnico veramente preparato e veramente bravo. Per quanto riguarda queste due squadre, il calciomercato se lo sono fatte all'interno, perché comunque sia la Juve ha recuperato Morata e il Napoli ha mantenuto tutti i giocatori che aveva in organico, non hanno avuto bisogno di attingere da altre squadre, per cui questa è anche la loro forza, un progetto nato a inizio d'anno su cui hanno creduto e continuano a credere fino alla fine, mentre le altre squadre, vedi l'Inter va a rinforzarsi in ruoli dove non serve assolutamente, perché prendere Der senza cercare un centrocampista centrale che possa fare un minimo di gioco, secondo me è quasi un suicidio. Certo. Simone, ci sono aggiornamenti per quanto concerne il calciomercato? Chissà, magari il calciomercato della Lazio. Guarda Luca, si vociferava di un possibile passaggio di Diego Lopez, il secondo portiere del Milan, al Levante, cosa che però non è avvenuta perché, come ha confermato la stessa società rossonera, il portiere spagnolo resterà in quel di Milano. Stessa cosa per Aquilani, sembrava un passo dalla Sampdoria, trasferimento che non si è concretizzato, ma per la tua gioia Ettore Mendicino, attaccante della Roma Burziana, si è trasferito al tuo Arezzo. So che non sarai nella pelle per questa notizia. Sì, sì, effettivamente Simone, questa è una grandissima notizia, grazie per averla data. Ricordo un po' le ultime ore date dal nostro Alessandro Ferri quando era in corso un pieno terremoto e lui ci aggiornava sui risultati dell'Atalanta. Fabrizio, invece, tornando a parlare del campionato di promozione che abbiamo un po' tralasciato, quindi quale delle formazioni attualmente ai posti più alti della classifica vedi maggiormente in forma? Ma in forma la Portuale appena recupererà tutti gli uomini in organico, e poi secondo me ci sono formazioni troppo alternanti. L'Atletico Ladispoli ha trovato una serie di risultati utili consecutivi dopo la strigliata del proprio presidente, e anche il Santa Severa è uscita fuori da un periodo difficile. Queste forse sono le squadre, insieme al Cervedere che ha dato 4 vittorie consecutive, queste sono le squadre che hanno, in questo momento stanno esprimendo il miglior calcio. Allora, andiamo a salutare di là sia Luca Annunziata che Giampiero Baldi. Allora Luca, in bocca al lupo per le prossime sfide, soprattutto quella di Coppa. C'è qualche partita che ti aspetti di giocare a tutti i costi? Tu col fatto degli under spesso ti alterni con gli altri portieri più giovani della compagnia portuale, ma c'è una a cui tieni in maniera particolare? Ma no, l'obiettivo è sempre quello, vincere il campionato, quindi non ho partite in particolare. Mi allenerò tutta la settimana, tutte le settimane, e quando il mister vorrà sarò disponibile. Allora in bocca al lupo per quanto riguarda le prossime partite. Giampiero, prossima partita del Santa Severa in casa. Santa Severa chiamato a proseguire questa striscia positiva.
Sì, come ti dicevo, ha fatto tre successi consecutivi che gli hanno consentito di fare un buon balzo in classifica. Chiaramente se riuscirà ad aggiudicarsi anche la prossima, credo che ci abbia tutti i mezzi, perché Masini è riuscito a recuperare anche praticamente quasi tutti quanti i giocatori. Credo che potrà, come ti dicevo appunto prima, nel commento che ti ho fatto prima, forse puntare qualche cosa se c'è la possibilità di poter arrivare a questi famosi playoff che vedono comunque il Santa Severa sopra diverse squadre molto forti. Però secondo il mio punto di vista può arrivarci. Simone, in bocca al lupo per questa asta di riparazione del tuo fantacalcio. Grazie Luca, grazie. E ringraziamo naturalmente anche Simone Dell'Uomo che nel difficile ruolo di sostituire Alessandro e Matteo, però insomma te la sei cavata alla grande. Eh sì Luca, colgo l'occasione anche per ringraziare un nostro follower, un ragazzo che ci segue sempre da Monteverde, si chiama Federico, un mio amico, tra l'altro mi sta scrivendo, mi sta bombardando di messaggi, tifoso del Grifone Monteverde, e quindi è un'occasione appunto per ringraziarlo. E chissà, magari lo avremo in studio nelle prossime puntate del 91esimo minuto, sicuramente se lui vorrà, ce lo auguriamo, ci sarà Fabrizio Ercolani, grazie Fabrizio. Grazie Luca e buona serata a tutti. Allora Marta, ultima domanda per te, poi chiudiamo. Questa Lazio a che cosa può puntare, il terzo posto? No, io sono onesta e realista, mi accontento del quinto. Diciamo la formalità davanti alle telecamere di Marta non è la stessa nei fuori onda, ma va bene lo stesso, vedremo se cambierà nel corso del proseguo di 91esimo minuto. Naturalmente ringrazio il nostro staff tecnico che ha reso possibile seguire tantissime partite, ecco Riccardo De Paola che vedo. Riccardo, a proposito, il fattore ormai è a casa tua, questo si può dire? Eccolo, sì Luca, sì, ormai il fattore è casa mia, è vero. Sei riconosciuto anche dalle tifoserie ospiti? Sì, sì, ormai sono il posto mio, me lo lasciano. Ringraziamo Riccardo. Grazie e te, Aldo, te. Con Stefano Fosca e Damiano Pici che hanno dato la parte tecnica. L'appuntamento con 91esimo minuto naturalmente è lunedì, ricordiamo gli appuntamenti alle 15 tutti i giorni con Sport Today e poi venerdì in prima serata c'è Aspettando il Weekend. Questo per quanto riguarda lo sport, siamo sempre qui, 815 Mecenate TV, grazie a tutti.